Firenze parcheggi nell'occhio del ciclone. Il sindaco Dario Nardella chiede spiegazioni a Carlo Bevilacqua, presidente e amministratore delegato della Firenze Parcheggi, società partecipata che gestisce 15 aree di sosta sotterranee e non in città e di cui il comune possiede il 49%. Chiede spiegazioni sul caso delle consulenze autoappaltate. Deve dare spiegazioni a me, alla città e ai soci su tutta la gestione della società, ha detto Nardella. La faccenda prende l'avvio dalla denuncia di lunedì scorso durante il Consiglio Comunale, dopo che Tommaso Grassi di SEL ha denunciato le consulenze autoappaltate dai vertici allo stesso vicepresidente. Com'è possibile che il dottor Marco Fazzini, commercialista, riceva da Firenze Parcheggi 24.000 euro per il 2014, oltre ai 14.870 euro che guadagna come previsto dall'indennità di carica essendo il vicepresidente, si chiede il leader dell'opposizione di sinistra, che si sofferma anche sui rapporti tra Firenze Parcheggi e Fondazione Open, quella che organizza le Leopolde di Renzi. E si riferisce ad Alberto Bianchi, presidente della Fondazione Open e recentemente emesso dal Premier nel CDA di Enel, che nel 2014 ha ricevuto consulenze legali da Firenze Parcheggi per quasi 22.000 euro. Il capogruppo della sinistra denuncia però anche la consulenza annuale da 24.000 euro affidata sempre da Firenze Parcheggi a Moreno Panchetti, ex presidente della SAS, altra società partecipata di Palazzo Vecchio che gestisce i servizi alla strada.